Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Misteri Italiani. Come avrete visto, la programmazione di questa settimana è stata un po' strana. Ho fatto due video e oggi volevo dedicarlo a un mistero italiano piuttosto che a un'esperienza agghiacciante. Quindi ho deciso di prendere in mano uno dei temi che mi avete richiesto di più e che mi avete richiesto anche con una certa insistenza. Gustave Roll è un personaggio enigmatico nel nostro paese, nessuno sa bene cosa pensare di lui e definirlo è assolutamente difficile. C'è chi pensa che fosse un ciarlatano e c'è chi pensa che fosse una delle persone più straordinarie che siano mai esistite nel nostro paese. Lascerò chiaramente a voi decidere che cos'è e chi era davvero Gustave Roll e quindi vi lascio al tema di oggi. Ecco quindi l'enigma di Gustave Roll. Chi era davvero Gustave Roll? Potrebbe sembrare una domanda semplice, ma non lo è affatto. Lui stesso, durante la sua vita, chiese molto spesso ai suoi amici di definirlo. Ma ditemi, chi sono io? Qualcuno potrebbe rispondere un sensitivo, altri un ipnotista, altri un santo, una persona illuminata e altri ancora un ciarlatano. Sia come sia, Roll rappresentò prima di tutto un mistero, uno dei più enigmatici del nostro paese. Ma procediamo con ordine. Gustavo Adolfo Roll nacque a Torino il 20 giugno del 1903, da una famiglia benestante. La sua infanzia e giovinezza furono quelle di qualsiasi altro ragazzo della sua età, fino al 1925, quando durante un soggiorno a Marsiglia conobbe un uomo polacco che gli mostrò alcuni giochi con le carte e diventò suo amico. L'uomo, dapprima scettico sull'esistenza di Dio, fu accompagnato da Roll a Lourdes, dove assistette ad una guarigione miracolosa, e da lì si convertì e decise di ritirarsi in un convento. Segnato da questa decisione dell'amico, da quel momento Roll iniziò ad approfondire i suoi studi spirituali ed elaborò una teoria metafisica sull'associazione tra suoni, colori ed altri elementi. Purtroppo però, anche per lui arrivò un momento di crisi esistenziale e decise di ritirarsi per 3 mesi in un convento, esattamente come fece il suo amico polacco. Ma a partire dagli anni 30 che la sua fama si diffuse nei circoli della cultura, della politica e dell'aristocrazia. I suoi incontri con persone famose furono moltissimi: Mussolini, De Gaulle, Einstein, Fellini, Zeffirelli. Poi partecipò alla Seconda Guerra Mondiale. Tornato a casa, aprì un negozio di antiquariato, ma a metà degli anni 50 decise di dedicarsi esclusivamente alla sua più grande passione, la pittura. Fu proprio a partire dagli anni 50 che Roll finì sotto i riflettori, ammettendo e dimostrando in pubblico di essere in possesso di poteri apparentemente paranormali. Alla morte della moglie, avvenuta nel 1990, Roll iniziò a sperimentare problemi fisici e psicologici sempre più gravi. Nel 1994, un attacco d'ansia, unita ad una gravissima broncopolmonite, segnò la sua fine. Tuttavia, Adolfo Gustavo Roll avrebbe lasciato il segno negli anni a venire. La sua vita straordinaria rappresentava il mistero più grande da svelare, ed era giunto il momento di capire chi fosse stato davvero quell'incredibile personaggio. Come dicevamo, la questione più controversa quando parliamo di Gustave Roll ha a che vedere con i suoi presunti poteri paranormali. Dal 1951, con un servizio dedicato a lui sul settimanale Epoca, al 1986, anno della pubblicazione della sua prima biografia, Gustavo si sottopose a numerose interviste. Le varie testimonianze e resoconti dei cronisti facevano emergere l'immagine di un personaggio incredibile, dotato di poteri sovrannaturali impressionanti. Telepatia, chiaroveggenza, precognizione, bilocazione, viaggi nel tempo, telecinesi, eccetera. Ma non tutti si convinsero della veridicità di quanto raccontato. Il primo a dubitarne fu Piero Angela, nel cui libro Viaggio nel mondo del paranormale riduceva Roll a un semplice prestigiatore, sicuramente con abilità straordinarie, ma pur sempre capace di illudere attraverso dei trucchi. Tullio Regge, uno scienziato torinese che fu invitato a casa di Roll per ben 2 volte, si mostrò d'accordo con le teorie di Angela.
Anche secondo lui Roll era un abilissimo prestigiatore, ma nulla di più. In più occasioni gli chiesero di sottoporsi a dei test controllati per verificare realmente le sue capacità soprannaturali. Ma Gustavo rifiutò sempre. Secondo lui il fenomeno paranormale non poteva verificarsi a comando e quindi dei test di verifica sarebbero risultati inutili. Sylvan e il prestigiatore Tony Binarelli arrivarono addirittura a riprodurre in diretta televisiva alcuni di quelli che definivano abili trucchi usati da Roll e in generale ebbero successo. Quindi l'opinione popolare iniziò a dividersi in due grandi gruppi. I fedeli sostenitori delle capacità di Gustavo, che veniva addirittura considerato una sorta di guru spirituale, e coloro che lo accusavano di mentire e di prendere in giro milioni di persone. Ma tra i suoi sostenitori c'erano anche personaggi di spicco come Gastone De Boni, Giorgio Di Simone e Alberto Bevilacqua, solo per citarne alcuni. Secondo loro gli scettici erano esclusivamente coloro che non avevano assistito in prima persona ai poteri paranormali di Gustavo, i quali venivano mostrati solo ad uno stretto circolo di invitati che, di volta in volta, chiamava nella sua residenza e ai quali era permesso assistere alle sue dimostrazioni. Chiaramente Roll non invitava mai i prestigiatori, a eccezione di Binarelli, che nonostante questo, come già detto, rimase sempre convinto che ci fosse un trucco. Ad ogni modo, Gustavo Roll non era solo un enigma a causa dei suoi presunti poteri soprannaturali, ma anche per una personale teologia che lo ha caratterizzato durante tutta la sua vita. Roll era convinto che l'essere umano non avesse solo un'anima, ma anche uno spirito intelligente. L'anima, una volta lasciato il corpo, tornerebbe a ricongiungersi con Dio, mentre che lo spirito intelligente continuerebbe a resistere sulla terra. Roll diceva di poter entrare in contatto con detti spiriti intelligenti e che gli stessi avrebbero preso parte ai suoi esperimenti in più occasioni. Oltre a questo, Gustavo affermava che l'universo fosse permeato di etere psichico e che la telepatia e la chiaroveggenza fossero onde di questo etere. Forse fu anche questo suo modo di considerare la teologia, questo animismo antropocentrico, che gli fece guadagnare dei veri e propri nemici, decisi a smascherare una volta per tutte quella che consideravano una farsa. Ma se tutto ciò non fosse stato altro che un montaggio, bisognerebbe capire perché esistono persone che raccontano di averlo visto in prima persona protagonista di fatti davvero inspiegabili. Maria Luisa Giordano, amica della famiglia Roll, ha dei ricordi molto vivi dei prodigi di Gustavo, come quella volta che al momento di andarsene da casa sua, dopo una visita, lo vide crescere di statura fino a raggiungere quella di un gigante, per poi farsi così piccolo da sembrare un nano. Oppure quel giorno che, seduta nel salotto della famiglia Roll, sentì chiaramente la voce di suo padre, defunto, chiamarla e salutarla. Altri raccontarono di aver visto materializzarsi bottoni sulle sue mani o di averlo visto leggere un libro chiuso parola per parola. Trucchi? Potrebbe essere. Menzogne per dargli più credibilità? Non possiamo escluderlo. E se fosse solo suggestione? Beh, anche questa è una teoria plausibile. In effetti, come sottolineato prima, le dimostrazioni dei poteri di Roll avvenivano sempre di fronte ad una cerchia di ospiti selezionata. Ricevere un invito a far parte di quel circolo esclusivo era un onore e avrebbe potuto condizionare il giudizio dell'ospite di fronte alla dimostrazione paranormale. In poche parole, gli ospiti potevano semplicemente mentire o suggestionarsi a tal punto da vedere cose che non avvenivano realmente o distorcere gli eventi creando in sé dei falsi ricordi. Il fatto che non si sia mai potuto verificare scientificamente quell'abilità fa diventare il tutto solo una questione di fede. Ed è proprio questo che ancora oggi rende Roll uno dei misteri italiani più insondabili che possano esistere. Le sue reali capacità, quello che davvero lo rendeva speciale, è un segreto che ha portato con sé nella tomba. Beh ragazzi, voi sapete che io sono una persona abbastanza scettica, però è anche vero che determinate testimonianze che sono state lasciate su Gustavo Roll possono lasciare dei dubbi su quella che era l'autenticità dei suoi poteri. Io non credo al potere paranormale,
ma non lo escludo a priori, no? Chi sono io, in fin dei conti, per poter stabilire che un potere come la chiaroveggenza o qualsiasi altra cosa, il potere telecinetico, sia solo una stupidaggine, sia solo un trucco. Ognuno di noi ha la sua opinione personale e mi piacerebbe saperla nei commenti. Mercoledì 23 dicembre, che tra l'altro è anche il mio compleanno, dalle 19 fino alle 3, su Twitch, in diretta, per fare veramente di tutto. Ci divertiremo, sarà una sorta di festa di Natale. Adesso sì, vi posso salutare e, per chi non dovesse seguire le dirette, ci vediamo martedì o mercoledì prossimo con un nuovo video dell'Inspiegabile. Ciao ciao! Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.